Bentornati ragazzi in questo nuovo Market Watch qui da Diegub. Oggi vedremo insieme alcune delle carte che stanno più salendo in quest'ultimo periodo. Oggi tra l'altro vi ricordo che sarò in live per vedere insieme il secondo giorno del YCS di Londra e magari quando inizia anche qualcosina del YCS di Las Vegas. Ci sono tantissimi deck diversi e anche alcuni simpatici, come per esempio ieri un Super Heavy Samurai, così prima dei supporti, che non vedo l'ora di vedere chi vincerà il YCS numero 250 di Londra, più nello specifico. Quindi ragazzi miei, lasciate un mi piace sin da subito, il link al mio Twitch lo trovate in descrizione e seguitemi anche su Instagram per rimanere sempre sintonizzati con il sottoscritto. Ora però non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere 10 carte che stanno aumentando il loro valore pian piano in questa settimana. Vai! La prima carta quale poteva essere se non Bestial Magnamuth? I Bestial sono carte che sapete essere state molto importanti nel formato dove appunto avevamo Tier come Tier 0. Tuttavia ora come ora, con l'avvento di Kashtira e anche la scomparsa di proprio Tier, i Bestial non sono stati così tanto giocati, nonostante siano veramente forti contro deck come per esempio Despia stesso oppure Mafmek per esempio. Con l'uscita di Cyberstorm Access avremo delle nuove carte, ovvero Ring of Worm e poi con Battle of Legend Monstrous Revenge anche Assault Synchron. Queste due carte in Giappone hanno veramente fatto un casino assurdo con i Bestial, perché potevano anche facilitare l'arrivo in campo di Chaos Ruler, che purtroppo qui da noi non abbiamo, ma rimangono comunque validissime. Sto testando in questi giorni Bestial Synchro ed è molto divertente. Quindi se vi interessa questo deck, beh, ovviamente i Bestial potrebbero essere un buon investimento da andare a prendere ora come ora. Magnamuth nello specifico è quello più importante e anche quello più a rischio di una banlist, anche se onestamente in questo momento direi che sta abbastanza al sicuro e si trova appunto a 14€. Una ristampa arriverà a settembre nei Teen 2023. Prossima carta è Drago Synchro alla Cristallo, un altro mostro che sta salendo nell'ultimo periodo perché appunto potrà essere giocato in deck come Manadom oppure Bestial Synchro stesso. Può essere anche giocato attualmente in realtà in deck come Runic Naturia, anche se non tutti lo scelgono, però è un'ottima carta e la sua ultima ristampa risale al 2020 con l'OTS numero 13. Ha due stampe secret, una da Shining Victories e l'altra da Battle of Legend Light Revenge, e ha anche una stampa ultra da Dupo e una ovviamente Ghost da Ghost from the Past. Il suo prezzo si trova intorno agli 8€, per la copia ultra parliamo di 5 e anche quella super sta appunto a 5€. Lo andrei a recuperare anche solo perché è appunto un sincro generico importante da avere magari. Proseguiamo e parliamo di nuovo di Manadom. Sapete che a me questo archetipo piace molto, lo sto aspettando da quando è stato annunciato. In OCG non sta facendo così tanto bene semplicemente perché appunto ci sono tanti impedimenti, o meglio ci sono versioni più decenti da poter giocare di deck sincro. Bestial Synchro è un esempio, però appunto Manadom potrà dire sicuramente la sua una volta che arriverà qui da noi, dove non troverà Max C. Visas è una carta ovviamente importantissima per questo archetipo, è importante anche per Scareclaw che sta cominciando a vedere molto più gioco in quest'ultimo periodo e la sua ristampa arriverà ovviamente nei Teen 2023 a settembre/ottobre, ancora non lo sappiamo. Anzi, a dire il vero, non sappiamo nemmeno se si faranno i Teen, noi lo diamo per scontato, ma ora come ora non c'è nulla di confermato. Il suo prezzo è abbastanza alto, a dire il vero, negli ultimi giorni si è pure alzato. Troviamo la stampa da Diff, ovviamente, Secret a 22, mentre quella ultra promo dello Sneak Peek sta a 20, quindi non una grossissima differenza. Prendete quella che vi piace di più se volete recuperarlo. Andiamo avanti, un altro sincro, ovvero Guerriero Carica Polvere di Stelle. Carta che attualmente vedete ovviamente giocata in Runic e che verrà giocata, pensate un po', anche in Manadom.
ha solo due stampe. La prima da Premium Gold 3, ovvero Gold Secret, e sta a 6 euro, mentre l'altra Premium Gold da Mago e sta a 5. Non è prevista una sua ristampa, quindi se vi serve prendetelo alla svelta, perché molti più deck richiederanno il suo utilizzo ed è abbastanza importante. Andiamo avanti. Sprite Sprint. Sprite sta tornando molto popolare in questo formato. Si può giocare ovviamente con Melfi, nonché con Adventurer, e con la presenza di Kashtira in questo formato è abbastanza richiesto giocare due copie di Sprint per non rischiare che Unicorn o Diablosis vadano a togliere la nostra copia nell'extra deck. In questi giorni si è alzato un po' Sprint. Io ho venduto la mia coppia qualche mese fa intorno ai 6-7 euro e adesso sta a 10 e si sta alzando sempre di più, quindi andatelo a prendere. Anche lui verrà reprintato nei tin, però è ora il momento di giocare questa carta. E ora parliamo dell'archetipo con più hype di questa settimana, ovvero Super Heavy Samurai, che riceverà fortissimi supporti in Cyberstorm Access. Cyberstorm Access è l'espansione penso migliore dell'anno, e a riprova di questo fatto vedete che Samurai super pesante, Anima perfora, comune in due versioni da Secret of Eternity e dal Mega Pack 15, sta a praticamente 3 euro per la singola copia. Il playset è praticamente schizzato alle stelle, quindi se avete intenzione di giocare Super Heavy Samurai, che è un deck abbastanza potente sia in versione pura che mischiato con qualcosa come per esempio Adamancipator in OCG, da noi per ovvie ragioni non sarà possibile farlo, ora è il momento, anche perché Samurai super pesante, Anima pacificatrice, una rara, anch'essa sta a 3 euro. Stiamo parlando veramente di prezzi pazzi, ora come ora, per questo deck che ha tantissimo hype. Grazie anche a causa di Jesse Cotton, che ha realizzato un video parlando di appunto Super Heavy Samurai. Bilancia, anche lui è raro e ha due stampe, e addirittura lui sta a 5-6 euro. Lui forse è quello meno importante, è giocato semplicemente nella versione pura come Extender, o anche in realtà in qualche versione dove viene usato un engine un po' più ampio, semplicemente per evocarlo da deck, oppure con evocazione pendulum, attivando poi il suo effetto. Non è male, vedrete che comunque sia si placherà la mania di Super Heavy Samurai ben presto, e quindi se avete queste carte probabilmente vi consiglio di venderle immediatamente. Passiamo poi a una carta che io sto onestamente imparando ad amare, ovvero il Fango Drago Fangoso. Mi direte, cosa serve il Fango Drago Fangoso? Beh, semplicemente è un mostro incredibile in Bestial Synchro, perché appunto è un Synchro 6 generico che ci permette di fondere grazie al suo effetto, e lui si può andare a sostituire a qualunque mostro come fa il King of the Swamp praticamente. Quindi potenzialmente vi dà anche accesso, grazie appunto a Sprint che manda al cimitero Merli, a Rul'Kalos, ed è una cosa parecchio potente, se mi permettete di dire questa cosa, perché banalmente vi dà accesso anche a Mirror Jade in deck dove non ci dovrebbe essere. Onestamente lo andrei a recuperare al più presto, almeno in versione rara. Non costa troppo e ha semplicemente una stampa, quindi non dico che rischiate di farlo arrivare a prezzi stupidi, però io ce l'ho già. E andiamo a vedere l'ultima carta, ovvero l'Araldo della Luce ad Arco. È la carta che ha sostituito Totally Awesome in Sprite, dato che la versione con Melfi lo evoca con estrema facilità e lo può anche riportare sul terreno grazie all'effetto di Double Cross, la trappola che può cercare Jet. Non è per nulla male, è giocabile anche in Bestial Synchro se si usa un pacchetto Sprite, e sarà anche molto utile per Nuvels, dal momento che appunto quando va al cimitero va a cercare un mostro rituale, e Nuvel è un archetipo rituale.
Da NEC lo troviamo super raro a 5€, da Battle of Legend Heroes Revenge a 6€, mentre la sua ultima stampa, ovvero quella di Mago di 2 anni fa, se non qualcosina di più, sta anch'essa a 5€. Detto questo, ragazzi miei, fatemi sapere quali altre carte stanno salendo in questi giorni. Queste erano 10 carte che vi consiglio di tenere d'occhio, perché potrebbe succedere che salgano di prezzo, e quindi io vi vado a subito dare queste dritte. Detto questo, qui da Diego è tutto, ovviamente noi ci vediamo sempre con un prossimo video e il live su Twitch che trovate in descrizione. Ciao ragazzi!